Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati, buonasera e benvenuti all'ultimo appuntamento settimanale qua nel circuito di Sakhir, Gran Premio del Bahrain. Intanto iniziamo con il presentarmi. Io sono Dierlong 2110, Andrea Longagnani. Stasera con me c'è il mio ex compagno di Prime, ovvero il buon Lopez Q88, Lorenzo Tamorri. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E anche nella stanza dei bottoni il grande ritorno di Ernesto Coppola, Mister X. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ebbene, siamo arrivati al 10 minuti dalla fine, dalla fine delle qualifiche, con Ferra che si innalza là davanti in 1:27.682, con dietro anche il suo ex compagno di squadra proprio in Red Bull l'anno scorso, Doctor Wu, terzo Leux, già dei tempi abbastanza interessanti per quanto riguarda le prime posizioni. Andiamo a dare una carrellata di chi sarà questa sera in pista. Ovviamente in team Mercedes Ferro 87 Krikkonen, poi Red Bull Doctor Wu e Kick the Driver, in Aston Martin il debuttante Leutz 27 e chi come Dio, altro debuttante in casa McLaren però Super Simo 0014 e Naspats, e poi in Alpine manca purtroppo il buon Roby, una delle colonne portanti ormai della Prime, ma c'è invece River Marathon che, per chi magari si sia perso la pre-season, è il buon River Tsunami, quindi ritorno in Prime League dopo il secondo posto nel 2019. In Ferrari invece abbiamo Alex Pilotino e Matti Puzzo. Lore, cosa ti aspetti da questa Prime? C'è proprio un miscuglio di esperienza e tutto il resto, perché abbiamo ovviamente il buon Naspats, il buon Alex Pilotino e Roby che stasera non c'è, e poi due o tre esordienti e anche piloti affermati come il buon Ferra. Ne stavamo parlando giusto poco prima di iniziare la live, che è una categoria in cui è difficile prevedere come andranno, soprattutto le prime gare, perché sappiamo che i piloti nuovi, magari ancora inesperti, possono avere ampi margini di crescita, e quindi però nelle prime gare magari faticheranno un po'. Quindi alcuni vecchi veterani del sito, come ad esempio Alex Pilotino, Robby, potrebbero avere buone possibilità di fare delle belle gare, diciamo, soprattutto a inizio campionato. E rimane l'incognita Ferra, perché abbiamo visto l'anno scorso un pilota è molto veloce, in Prime ha fatto molto bene, ha iniziato, ricordo, le prime gare era addirittura in testa al campionato, poi ovviamente Poz Luca e Canino nella lunga sono venuti fuori, ma insomma si è piazzato bene. Quindi ci aspettiamo che faccia un buon campionato anche quest'anno, anche se ci ha detto, insomma, di avere dei problemi, quindi potrà allenarsi meno, e vediamo che il suo vecchio compagno gli sta già cominciando a dare filo da torcere. L'incognita dei nuovi la scopriremo, secondo me, gara dopo gara. Sarà un piacere vederli crescere e vedere quanto riusciranno a migliorare. Ad esempio un Leutz, un Mati Puzzo, per esempio, anche Super Simo, sono secondo me dei piloti che, se acquisiscono quella costanza che magari in pre-season non hanno mostrato, possono fare molto bene. Assolutamente sì, certo, ormai credo che i nostri telespettatori, che salutiamo, è arrivato il buon Stefano Canino, anche lui ex Primers dell'anno scorso, quindi sarà difficile avere un campionato come l'anno scorso, come il buon Hiroshi l'ha definito più volte, la Prime Day Record, si è battuto le pole position, i E singoli noi piloti, c'eravamo. e noi c'eravamo, io ho ottenuto la pole position, è bellissimo per questa cosa qua la Prime, ovvero si cresce in questo campionato e Scusami. poi si apre, si dica il buon Attenzione, attenzione. Kiko Driver 27.8. Sì, Si porta 27.8 terzo. l'abbiamo seguito in diretta al buon Kiko Driver, quindi subito attenzione, River River, infatti, Tsunami. aveva fatto fucsia nel settore centrale, quindi si stava avvicinando alla pole e ci è riuscito. River Marathon in 1:27.459, quindi si piazza subito in pole position provvisoria. Attenzione perché ci sono parecchi piloti che si stanno lanciando adesso. Anche Ferro 87 è appena iniziato con il suo giro. Gioco di scia in casa Ferrari.
Gioco di sci addirittura. Attenzione, Mattipuzzo! 27.651. Grandissimo gioco di scia. E adesso infatti si è lanciato anche Alex Pilotino. I piloti sono tutti in pista. Andiamo a seguire a questo punto Ferra, 48 millesimi sotto al suo tempo in questo momento al T1. Si appresta a fare curva 9, curva 10, quindi attenzione alla curva più difficile, una delle più difficili del mondiale. Arriva, c'è River Tsunami che li lascia, River Marathon, mamma mia, ormai l'abitudine a chiamarlo River Tsunami, River Marathon, che si sposta e arriva in questo momento, curva 11 e curva 12, e poi ci sarà la fotocellula del T2 che andrà a sancire il suo tempo in questo momento, 1.5.709, 176 millesimi sotto, quindi è in linea con il tempo Ferra fatto fucsia nel primo registrare, eh sì. settore. Sì, appunto, sì, però ha fatto un piccolissimo errore in uscita di curva 12, di curva 13, perdonatemi. È andato troppo sul cordolo e l'abbiamo Era visto in Fox. diretta, sì. Vediamo a questo punto chi c'è che sta migliorando il suo tempo. Krikkonen migliora di 686 millesimi, ma anche lui va ai Fox. box. Alex Pilotino un secondo e tre sopra, quindi credo che rientrerà ai box. Naspaz, tempi molto molto alti anche per lui, però un buon 28 e 9, comunque tutto sommato vicino ad Alex Pilotino, il pilota della McLaren. Si conferma più staccato di tutti, come Dio, un po' come l'anno scorso. L'anno scorso, se non mi sbaglio, in Australia al debutto fece no, Lore, tu che eri il suo ex Ok, compagno di squadra. diciamo. Non mi ricordo. Bene, Ricordo bene. solo che in curva 1 ci siamo presi e siamo finiti tipo per campi entrambi, Tanto quindi segnalano dalla almeno se chat ricordo. il buon Leuz ha la telemetria disattivata, quindi questo è un peccato. E perché gli facciamo un appello, diciamo, quando lui si rivedrà magari domani su YouTube. Ricordiamo che su YouTube ci saranno tutte le differite delle nostre live. Gli facciamo questo appello: mi raccomando, attiva la telemetria, perché sennò il lavoro del buon Lore, ovvero il Fit Tracker Live Timing, non. Alla fine non si potrebbe Vale, utilizzare, in realtà ti ecco. confermo che sicuramente hanno le telemetrie private Mati Puzzo e Simo Super Simo. Ok, quindi se. Leuz non mi risulta con telemetria. No, semplicemente c'è un errore, non gli ha contato per ben 2 volte l'ultimo settore. Sì, c'è un Ah. problema su quello, sulla registrazione dell'ultimo settore, non so a cosa possa essere dovuta. Però in Molto bene. compenso Mati Puzzo e Super Simo hanno le telemetrie private, quindi sarebbe il caso da regolamento che provvedessero a risolvere. E facciamo anche un appello magari agli ingegneri che magari staranno guardando la live, di ricordarglielo anche alla fine della gara di Ah, mettere le ma telemetrie pubbliche. penso che gli ingegneri già gliel'abbiano detto, perché altrimenti non possono controllare nel Assolutamente. modulo race support creato sempre da Lorenzo. Ma non solo gli ingegneri, perché basta registrarsi su www.formulaitalianteam.com per accedere a questo strumento che vi permetterà di seguire le live in tutto tondo, praticamente vedere gli intertempi, vedere il passo, vedere se si hanno dei danni. È molto molto bello, quindi vi farà diciamo vivere l'esperienza piena della gara. Intanto Leuz in questo momento sta arrivando alla fotocellula del T1, 15 millesimi sotto, quindi tutto sommato in linea con il tempo fatto registrare in precedenza. Si stanno lanciando tutti, tranne i primi tre là davanti. Il Ferra esce in questo momento dai box. Rimaniamo con Leuz, poi andiamo a seguire passo passo l'ultimo stint di questa prima qualifica dell'anno. Esce bene da curva 10 Leuz, come detto prima, compagno in Aston Martin di chi come Dio. Si lancia adesso Doctor Who, quindi magari andiamo a vedere anche il suo primo settore. Arriva in questo momento invece Leuz al T2. Anche Kiko Driver adesso inizia il suo giro. 480 millesimi sotto la sua prestazione Leuz, quindi attenzione perché potrebbe essere in linea con un 27.6. Arriva in questo momento alla staccata dell'ultima curva. Si lancia bene in trazione qui Leuz, molto bene in trazione. Vediamo come fermerà il suo tempo. 1.27.569 attualmente in seconda posizione, scalza dalla prima fila Mati Puzzo. Doctor Who invece il primo settore, 84 millesimi sotto la sua prestazione.
Tanto se c'è qualche fucsia, Lore, segnalalo pure. Sì, stiamo monitorando la situazione. In questo momento Doctor Who arriva curva 11, poi curva 12, S in salita. Arriva al T2, Ottimo, Doctor Who. 200, 283 millesimi sotto. Attenzione perché potrebbe essere in linea proprio con River Marathon, quindi occhio. Arriva in questo momento all'ultima curva, staccata poderosa per Doctor Who, si lancia sul traguardo e ferma il suo crono in 1:27.553, quindi prima fila per il pilota della Red Bull. Vediamo a questo punto Chicco Kiko Driver Driver. migliora in P6, toglie qualche millesimo, non di più. Kiko Driver sesto, quindi 27,7 per lui. Ferre invece 140 millesimi sopra al suo crono nel primo intertempo, quindi forse qualche errorino per il pilota Mercedes. Si lancia verso la seconda zona DRS. Consideriamo che Ferra ha Leus, addirittura il. 27,418, ha fatto Ha un secondo fatto due intertempo. Eh giri. sì, ha fatto un secondo tentativo. E si piazza in pole position provvisoria. River inizia adesso il suo ultimo tentativo, quindi non ha preso bandiera il timer che vedevamo probabilmente sfasato, dato che Lost non è un pilota, ma inizia, quindi potrebbe difendere la pole che ha appena perso. Ferra ha migliorato di 2,5 decimi il suo secondo settore. Diciamo che arriva adesso sul Assolutamente sì, traguardo, Ferra terzo. 27,513, si piazza in terza posizione, il primo a prendere bandiera a scacchi. Andiamo a vedere Matipuzzo, non si migliora nel T1 anche di River in tanto. linea con i suoi tempi nel primo settore nel frattempo. 45 millesimi dal suo crono fatto registrare in precedenza, River Marathon con la sua Alpine. Matipuzzo si sta migliorando. Quasi Record, adesso all'ultima curva. fatto record nel secondo settore. Eh sì, però non aveva migliorato il T1 di 200, di 2 decimi, quindi Dovrebbe vediamo. riuscire a fare in linea con la pole, infatti. 27,320. Infatti. Incredibile recupero di Matipuzzo che nel T1 non era riuscito a migliorare per niente il suo crono, invece mette una pezza nel T2 e nel T3 e fa pole position con la sua Ferrari. Vediamo se River a questo punto può rubare la prima pole, sarebbe River per ha Matipuzzo al suo bisogno di un esordio. ottimo terzo settore perché è sopra di un decimo e mezzo al T2. Attenzione a River, arriva adesso Non 27,7, non riesce. si migliora e quindi rimane in seconda fila. Super Sima i Super Simo box, rientra. Naspats larghissimo a No, curva Naspers 12. non sta nel sta in giro di rientro, Ah, diciamo. ok. Quindi qualifica che finisce così con la sorpresa di due debuttanti in prima fila. Matipuzzo 1998 con la sua Ferrari finisce in pole position in 1:27.320. Leutz secondo, terza e quarta posizione per i due esperti della Prime League, River Marathon e Ferra. Poi quinta e sesta posizione per le due Red Bull. Doctor Who che si ferma solo a 40 millesimi dal suo ex compagno di squadra. Kiko Driver in 1:27.717 in sesta posizione. Super Simo, altro debuttante, in 1:27.8. E poi i piloti al di sopra dell'1:28 con Krikkonen in ottava posizione. Nona posizione per Naspats, buono il 1:28.3. E poi Alex Pilotino, 1:28.7 chiude la top 10. Chi come Dio che chiude lo schieramento. Bella, bella tirata, eh. Non mi aspettavo un risultato in qualifica così tirato, perché comunque abbiamo praticamente i primi 9 in meno di un secondo e i primi sono molto vicini tra di loro, quindi mi aspetto una gara molto, molto vivace. Assolutamente sì, infatti lo vediamo in questo momento, i primi nomi in 1:67, incredibile questa Prime League come si presenta al pubblico, spettacolare poi avere due debuttanti in prima fila, Matipuzzo e Leutz, quindi vedremo se pagherà l'esperienza di River e Ferra in gara e se invece i due piloti là davanti riusciranno a prendere il via. E magari battagliare per la loro prima vittoria all'esordio sarebbe fantastico, quindi molto molto bene quest'anno.
Sì, beh, oltre a River e Ferrari metto anche Doctor Who e Kiko Driver, che comunque hanno dimostrato, almeno in questa qualifica, di non essere molto da meno degli altri due, ma anche loro hanno un buon bagaglio di esperienza e quindi potrebbero valere in questa gara. E aggiungo che mi sembra la coppia meglio assortita dell'otto. Si potrebbero giocare bei piazzamenti per il campionato costruttori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo visto parecchie volte un campionato di Prime League con un costruttore giocato fino all'ultima gara, quindi vedremo quest'anno cosa potranno fare questi due piloti in vesti Red Bull. E soprattutto vi faccio notare una cosa: questa sera tutti prenderanno punti, a meno che basta Non è arrivare al traguardo. detto, non è detto Non è perché. detto, no, capito che non è detto, però Non è proprio così scontato andare a punti. basta che la si porta al traguardo e poi va No, bene. basta che concludi 28 giri su 29. Esatto, quindi mi raccomando, ragazzi, e anche agli ingegneri. Prima abbiamo fatto un appello per Matti Puzzo e le sue telemetrie. Infatti, buon Paolo ci dice che ora le ha attive. Facciamo un appello anche a questo. Mi raccomando, ricordate che il sistema dei punteggio quest'anno i punti si prenderanno fino alla dodicesima posizione. Quindi mi raccomando, ingegneri, conto su di voi, perché sennò partiamo con quest'anno con la Prime League con una gufata pazzesca e non vorrei farlo. Quindi grazie mille. E intanto, giro di formazione per il Gran Premio del Bahrain, categoria Prime League, con Matti Puzzo che va a scaldare le gomme nella sua SF21H. E ricordiamo, così per dire, che la SF21H vera quest'oggi ha montato la power unit un pochettino più forte, di 15 cavalli, quindi mi raccomando, seguite anche la Formula 1 reale, ci sarà da divertirsi in quel di Turchia. Speriamo che Turchia sarà aggiunta dalla Codemaster più in là, magari nel tempo. Giro di pronostici, Lore? Io sinceramente per questa gara vado su Ferra, vado sull'esperienza. Ernesto? Ah, io gioco Leutz. Molto bene, io rimango super partes, quindi non dirò Ah, no, lei nulla. deve esprimere la sua No, opinione adesso infatti, io sono il iscrito. telecronista, come il presidente della Camera del Senato sono super partes, quindi Allora, io. guarda, ti do uno spunto prima che arriviamo in griglia di partenza. Ricordiamo che Leutz ha fatto due giri in qualifica su questa gomma, quindi potrebbe avere dei problemi nel primo stint. E decidono di fare l'ultimo rettilineo in parata, molto suggestiva questa cinematica che ci ha offerto la Codemaster questa sera. Vediamo, perché i piloti stanno arrivando in griglia di partenza e vedremo cosa potrà succedere. Quindi mi raccomando, dalla chat fateci pervenire il vostro sondaggio, il vostro preferito di questa sera, fatecelo pervenire, mi raccomando, mentre le vetture stanno prendendo posizione sulla griglia di partenza. Ti Vai. rubo giusto un secondo, l'unico a partire fuori dalla top 10 sceglie di partire con gomma media. Ah, tutti su gomma soft, tranne chi come Dio. Molto bene, quindi questo potrebbe essere. Vedremo se chi come Dio sfrutterà questa partenza su gomma più dura. Le vetture sono tutte posizionate, i semafori si stanno accendendo, quindi allo spegnimento il via di questa Prime League 2021-2022. E partono le vetture, buono subito lo spunto di Leutz, che sembra affiancare Matti Puzzo, ma ha avuto una progressione incredibile dopo l'innesto della seconda. Attenzione River, perché tenta subito il sorpasso su Leutz. Ferra perde una posizione, addirittura ingarellato con Super Simo. E incredibile Doctor Who, intanto si è Virtual girato. safety car. Che è Sì, successo? c'è stato un pezzo di una Oh, Aston chi come Martin che è Dio. volato sul dritto, sì, in partenza. Mi sembra Ha che. avuto una partenza orribile Kiko Driver, che in rilascio di frizione ha pattinato al posteriore e ha rischiato di andare a muro, ha dovuto alzare e praticamente è stato superato da tutti.
Io, se vi ricordate, una Ferrari a muro in partenza nel Bahrain nel 2019, quindi so cosa ha passato il buon Kiko Driver in questo momento, Questa purtroppo. Virtual Safety Car darà un po' di respiro ai piloti che al via magari potevano trovare i momenti più concitati e quindi diciamo ci darà un po' più Oh di no! attenzione, caduta di Super Sima. Eh sì, nel mentre è ripartita la gara con Lewis che ha già un secondo e quattro nei confronti di Doctor Who, quindi si iniziano ad avere un pochettino di gruppetti con Matty Puzzo che là davanti tenta subito di dare un grandissimo strappone. Ferre invece ha perso il DRS nei confronti di River Marathon e Doctor Who che sta tentando di ricucire questo distacco. Appunto per riuscire ad avere anche lui il DRS di Lewis. Là dietro invece Krikkonen in settima posizione, tutto sommato buona la Attenzione a sua River, partenza. scusami, Attenzione a River. veloce subito su Doctor Who. Eccoci qua, quindi River passa ancora prima della staccata di curva 1 il buon Doctor Who e si porta in terza posizione. Vediamo se Doctor Who riuscirà subito a Non fare un devono battagliare controsorpasso. adesso. Qui parlavamo dell'esperienza prima, adesso non è il momento di battagliare per loro perché altrimenti daranno modo ai due davanti di scappare. Quindi assolutamente lungimiranza cercare di recuperare adesso. Assolutamente sì, e quindi vediamo addirittura un secondo e 8. River accusa da Leutz in questo momento, mentre Ferrer è riuscito a ritornare con la bagarre che c'è stata, anche se piccola, tra River e Doctor Who. Ferrer è riuscito a tornare sotto al secondo, e là davanti invece ha preso 2 decimi, quindi molto, molto Attenzione a bene. River, sta recuperando molto velocemente sul 2 di testa, ha già preso 3 decimi. Eh sì, solamente in trazione da curva 10. Oh, bandiera Attenzione, ancora chi gialla! come Dio in curva 1, probabilmente con gomma fredda in uscita dai box si è girato. Eh Non sì. dovrebbe aver riportato danni però. Attenzione, Matty Puzzo! Si è girato Matty Puzzo! Si è girato Matty Puzzo tra curva 12 e Oh, no, si è girato ancora! ancora, gomma. È Mamma, mamma! fantasma, molto pericoloso. Purtroppo su questo gioco, quando la gomma si surriscalda, la macchina diventa veramente ingestibile. Bisogna andarci proprio con le mani di velluto. E quindi, Fortuna era Ghost. primo colpo di scena, Matty Puzzo, il poleman, il leader del Gran Premio del Bahrain per questi 3 giri, si gira. E quindi Lewis prende il controllo della gara e allunga su River Marathon. In questo momento 2 secondi netti nei confronti del pilota Sì, credo dell'Alpine. River abbia preso uno spavento domani sera. Il gruppo dietro si è un po'. Infatti Ferrer ha preso la posizione del dottor Ruva. Sì, Tanto duello Naspas! Naspas contro Kiko Naspas Driver. all'esterno di curva 4! Incredibile! Era una Spartellata. ruotatina, una No, qui in due ruotatina, ma no. no, oh mamma! Beh, però ne sono usciti illesi. Kiko Driver, danno all'ala per No, Kiko vabbè. Driver. Quella sportellata, lo immaginavo che È poteva causare un danno. un grosso peccato. Super Simo, intanto sì, puoi rientrare tranquillamente in lobby. Ma l'ho già invitato, tra No, è l'altro, perché lo due vediamo volte. in chat, scrivere se prova a Attenzione a rientrare. Ah sì, è un Krikkonen che supera il fantasma di Super Simo, che però sbaglia la curva successiva e viene risuperato. Parlavamo appunto del livello di difficoltà dell'IA e quindi Meno male che non l'hai messo a 85. sì, infatti. Molto bene, molto bene. Attenzione quindi là davanti perché River sta arrivando su Leutz in questo momento con Krikkonen che ripassa il fantasma di Super Simo. Il miglior tempo lo fa Ferrer in 1:30.805 che è in terza posizione. Si è sbrigato delle pratiche Doctor Who. La Super Simo che Sì, rientra. Buon viene passato anche da Alex Pilotino. Alex che è in Sesto. scia a Krikkonen. Sembrerebbe quasi volerlo. No, dai, Alex, stavo a parlare bene. Alex, porca miseria. Vabbè. Molto bene, molto Niente, si bene. gira Alex in curva 1 in trazione sul cordolo. Quello è un cordolo Clippate. molto insidioso, bisogna dirlo. Chiedo. Ho visto Però. Paolo in chat. Paolo, clippa per favore. Cioè, appena ho detto, sta di bella, si è girato.
Molto bene, e avevo visto anche un commento del buon Talz dire una Ferrari di traverso nulla di nuovo, intanto è rientrato il Super Simo perché i distacchi dai piloti si sono neutralizzati, quindi molto bene, può ricominciare dalla sesta posizione il pilota della McLaren con Naspaz che ha passato Kiko Driver e in questo momento si trova in settima posizione. Attenzione perché Kiko Driver prende il DRS e la scia, tenta di passare il pilota McLaren, attenzione perché va lunghissimo e quindi l'incrocio di traiettorie favorisce Paolo Nasonte. Naspaz, incredibile, bravissimo Naspaz in questo momento, si sta dopo un anno un po' così per lui, finalmente riesce anche un po' a divertirsi questa sera, quindi sono molto contento per Paolo. Attenzione a Ferra con River in curva 1, si fa vedere, River copre l'interno, Ferra va all'esterno, affonda la staccata. E vediamo se dall'esterno riesce a passarlo. È costretto ad alzare Ferra perché ovviamente lì rischiava di avere la peggio, quindi alza il piede. E questo fa il gioco di Leutz che riscappa fuori a un secondo e mezzo circa da River. Chicco di nuovo in curva 1 su Naspaz e passa. Chicco Driver con il danno all'ala sta compromettendo un po' la gara. Penso stia cercando di arrivare al numero minimo di giri per poter fare la sosta. Guardate quanto sottosterzo per lui qua. Assolutamente sì, intanto tra la bagarre di Ferra e River assolutamente ne trae vantaggio il buon Leutz che ha preso un secondo e quattro in questo momento, quindi vediamo, dicevi tu, l'esperienza dei piloti Ferra e River, insomma questo attacco erano su 9-10 se non mi sbaglio quando c'è stato l'attacco di Ferra, quindi sì, credo che Ferra abbia voluto anche cercare di attaccare River prima che ritornasse nel DRS, proprio perché era un momento in cui poteva farlo facilmente, perché ovviamente nel momento in cui il pilota davanti al DRS diventa difficile superarlo. In ottica gara ci può stare, vediamo adesso se effettivamente ne hanno di più di Leutz, neanche si preoccuperanno tanto di vederlo scappare via, insomma, se la bagarre è tra loro due, già sono tornati sotto il DRS. Assolutamente sì, il DRS ce l'ha solo Ferra in questo momento perché River l'ha preso, è andato sotto a secondo dopo la fotocellula che sancisce chi può utilizzare il DRS e chi no, e quindi abbiamo un terzetto di testa in questo momento con Leutz, Aston Martin, River, Alpine e Ferra in Mercedes. Buono comunque anche Krikkonen perché è quinto con la sua Mercedes. Sì, ha dovuto passare il fantasma di Super Simon, però tutto sommato adesso 2 secondi e 4 li può gestire il pilota che l'anno scorso ha debuttato qui su Formula Italian Team proprio su proprio in Prime League, però aveva la Mercedes attenzione. Rosa. La Racing Point, sì. Attenzione che River e Ferra sono tornati sotto Leutz. Sì, quindi sì, attenzione. D'altronde Leutz ha una gomma sicuramente molto più surata dei due dietro, quindi presumo che questo sia il momento di gara in cui Leutz soffrirà di più gli altri due. Assolutamente sì, avevamo visto in Sport che dal settimo giro si poteva iniziare a fare la prima sosta magari andando a mettere una gomma hard. È vero che la gomma hard non è la più indicata, ma questa gomma soft diciamo non dura tantissimo al 50% e quindi la strategia più veloce potrebbe essere soft hard. Intanto si sono un po' cristallizzate le situazioni perché Leutz là davanti continua a cappeggiare questo trenino di piloti. Vediamo se River vuole, intanto si fa tutto sulla destra. No, la sensazione è che River non voglia neanche attaccarlo in questo momento. E infatti non è neanche andato a prendere la scia. Ferra un po' lungo qua in curva 1 ai box, Super intanto Simo, Super box, Simo. Sì. Anticipa la sosta magari. Naspaz e Maripuzzo. Eppure Kiko Driver. Eppure Kiko... No, che... Ma che... Ah, Naspaz si è ferma, sì. Il compagno perderà un sacco di tempo. Eh sì, perde la posizione sia su Maripuzzo che su Kiko Driver. Ah, già stava dietro Kiko, però perde la posizione su Maripuzzo. Eh sì. È un grosso... Vabbè, comunque non è uscito tanto distaccato. Attenzione perché questa volta River lo vedo un pochettino più minaccioso nei confronti di Leutz. È arrivato sì, a 3 decimi. Onestamente ho la sensazione che Leutz rientrerà in questo giro. Quindi o lo segue box o rischia di prendere un undercut a questo punto.
Credo proprio di sì, credo proprio di sì. Quindi attaccare Intanto, adesso comincia a avere veramente poco senso. dietro c'è Doctor Who che da 2 secondi e 3, che era lo scorso giro, ha perso tantissimo. È arrivato a 3 secondi e 6, come dicevamo ieri sera nella Che non live di rientra Leutz, Mastereo. River ne approfitta e va in box. E rientra Ferra, si è gettato subito, attenzione, bandiera Aspaz nel gialla. frattempo, sì, si è girato un Aspaz No, nel secondo settore. gomme Anche fredde. Dottor Box. Attenzione perché Leutz è l'unico rimasto in pista del gruppetto davanti, quindi rischia di uscire dai box probabilmente dietro a tutti gli altri. Assolutamente sì, ovviamente non rientra Krikkonen perché si è appena fermato il suo compagno di squadra, quindi là davanti Leutz deve cercare di dare tutto il possibile per rientrare là davanti, perché abbiamo visto che sia Ferra si arriva. Attenzione perché ha perso parecchio Ferra nei confronti di River, 2 secondi e 1. Ci viene dato il distacco, ha perso parecchio i box Ferra, i box anche Pilotino, Alex Pilotino in questo momento. Sta cercando di... Ha perso molto Ferra anche perché il dottor Hugo stava a 3 secondi e mezzo più o meno e gli ho recuperato un secondo solo sì. con la sosta. E quindi bisognerà vedere se proprio Doctor Who, che transitando davanti alla piazzola di Ferra, non abbia fatto perdere questi secondi al buon Fabio Ferracini, che sta tutto sommato ricucendo nei confronti di River. In questo momento 24 secondi 1, sarebbe già davanti River in questo momento. Ricordiamo Leutz che mette la freccia in bocca alla corsia di box, vedremo adesso dove uscirà, probabilmente immagino una terza o quarta posizione. rischio credo che entra davvero. esca. Credo che esca tra River e Ferra, se i miei calcoli non sono errati, perché ci vogliono all'incirca 25 secondi per fare una sosta ai box. Vediamo Vediamo gli River. altri all'ultima curva, adesso escono sul rettilineo, lui ancora non ha tolto il limitatore. Leutz lo toglie in questo momento il limitatore, vediamo se sta transitando in questo momento River, ma lo spunto fa sì che Leutz riesca a Grazie. passare davanti, sì? Ma Leutz ha mandato un'altra soft. Oh, Non ah, l'avevo notato. no, in effetti no. Attenzione perché potrebbe esserci. Questa è una strategia diversa rispetto a tutti gli altri che sono andati su hard. Ma Praticamente è l'unico in griglia in questo momento, a parte il compagno di squadra che è sulla gomma media dopo l'errore del primo giro, è l'unico in pista che non monta gomma hard, quindi quindi a dovrà questo fare punto un due ritmo soste. da qualifica adesso. E per forza, deve necessariamente farne Eh sì. un'altra e monterà la gialla probabilmente nell'ultima metà di gara e adesso spingerà al massimo per monetizzare un qualche tipo di vantaggio sui piloti inseguitori. Passa di che qui si vede l'inesperienza del pilota. Eh sì. Eh sì, perché le due Sai che non lo soste. so, non lo so, non lo so. È da vedere quanto riuscirà a monetizzare questa differenza di mescola, perché adesso rispetto agli altri su hard mi aspetto che faccia un passo di Sì, gara ok. Deve magistrale. recuperare 25 secondi in 7 giri, 8. Beh, no. Beh, dai, poi dopo monterà la gialla, gli altri finiranno la gara sulla hard, quindi comunque da qui alla fine dovrebbe girare sempre più veloce. Se ne recupera una 15-16, poi potrà fare una bella gara con la gomma media. Il bello è che River in questo momento, in questo primo giro, non ha perso niente con la gomma hard. Infatti. Intanto arrivano i primi 3 secondi della stagione per Matipuzzo. Quindi il primo a finire sotto sul taccuino dei cattivi è proprio Matipuzzo, il poleman. Ricordiamo, si è girato purtroppo al giro numero 3 in uscita di curva 11, tra curva 11 e curva 12. Purtroppo lo vede relegato in questo momento in settima posizione. Questo, e beh, adesso ha iniziato a girare però Leutz, 2 secondi e 4, sono nel primo settore, gli ha dato un Sì. E secondo. c'è da dire un'altra cosa, che comunque questa strategia almeno per il momento lo tiene fuori dal traffico, quindi comunque evita duelli, evita problemi che potrebbero incorrere stando vicino alle altre vetture, soprattutto in prime nelle prime gare è sempre un po' un'incognita quello che può succedere, perché i piloti non si conoscono, tanti sono nuovi, quindi non sai neanche bene come comportarti in pista con alcuni, quindi diciamo che potrebbe essere anche una buona mossa per quello.
Assolutamente sì, quindi vediamo, cioè, ha sicuramente aggiunto un po' di pepe il buon Leutz con questa mossa inaspettata per la Prime e quindi vedremo cosa potrà fare il pilota Aston Martin. 3 secondi e 2 nel mentre tanto River tiene a distanza, 33 ovviamente il giro più veloce di Leutz, River tiene a distanza. Ha girato quasi 2 secondi più veloce di River in questo giro, eh? Bisognerà Secondo set. vedere, per quanto Eh riuscirà a già. Io girare 2 secondi al giro più forte di River. penso faranno altri 7-8 massimo 9 giri su Attenzione, questa gomma, poi dovrà attenzione. mettere la media. Chicco? Attenzione che dietro c'è un terzetto, Super Simo, Mati, Chicco. Eh sì, e quindi andiamo subito a vedere con Mati Puzzo che non ha il DRS, Chicco Driver si fa vedere, non tenta molto molto saggio qui il pilota della Red Bull, non tenta un'entrata parecchio rischiosa, bandiera gialla nel T3 e Chi Chicco come Dio, Vendio. Michele? No, ho visto un Aston Martin, temevo fosse Leutz, ci fracassava tutti i nostri sogni di gloria per il fine gara, se fosse stato Leutz, quindi non me ne voglia Michele, ho avuto un attimo di sollievo. Intanto voglio mettere un po' i puntini sulle i perché Krikkonen pa ha passato Super Simo quando era Ghost, ma non è riuscito ad andarlo a riprendere il pilota della McLaren. Quindi grandissima per il momento prestazione del secondo pilota Mercedes. E in questo momento è il team Attenzione a migliore. Mati Puzzo, mi sa Beh, vedere che alza. beh, Sì, beh, beh, beh. ha alzato perché forse ha capito che non era un'ottima idea attaccare lì. Urca, Migliora 29,8 Leutz, Leutz, migliora. giro più veloce della gara in questo momento, 5 secondi e 2 nei confronti di River in questo momento. E Penso che quindi, Mati Puzzo adesso concretizzerà l'attacco su Super Simo. sì, anche perché credo gli abbia dato una svegliata il fatto che Chicco Driver gli sia arrivato molto vicino, è arrivato lunghissimo Mati Puzzo, quindi Super Simo, credo che anche per Eh questo sì, ha fatto giro. un errore all'ultima curva. Diciamo Credo che anche per perché questo credo giro che rimanga Super dietro. Simo sia senza erze, perché guarda quanto gli ha preso sul dritto. Però si fa vedere di nuovo È il un pilota Ferrari. pochino troppo vivace Mati Puzzo Sì. in questi momenti, perché lo vedo. È arrivato vicinissimo al posteriore Eh sì. della McLaren di Super Simo. Ha compromesso l'uscita poi per curva 2-3 dove poteva provare un altro attacco, invece così facendo si è trovato di nuovo staccato e non ha potuto. Adesso deve fare praticamente un altro giro dietro Super Simo. Deve mantenere la calma, adesso vedo anche forse qualche scatto di lag da parte del pilota Ferrari, non so se magari la DG Mati può Puzzo, controllare. io lo Sì, vedo no, bene. ma ho visto qualche scattino dalla mia visuale. Vabbè, diciamo deve stare calmo perché non vorrei che magari cercando di portare l'attacco alla fine si spazientisca e faccia un po' alla SDM magari un errore. Ti prendi tu le responsabilità. L'hai detto tu? Me ne lavo le mani, come diceva quel tale, quindi. Intanto là davanti, Intanto, 6 secondi e 2. ultimo giro di Leutz 37, mentre possiamo far vedere il tempo di River, ve lo dico. Credo che abbia giocato 31 e 7. un secondo più Un lento. secondo. Sì, quindi primo cliff della gomma rossa è già arrivato. Di nuovo Mati che fa un piccolo errore all'ultima curva, però Super Simo lo vedo lentissimo sul dritto. Vediamo se prova di nuovo l'attacco o se Ma prepara l'uscita per. è quello che notavo ieri sera. Sopra il mezzo secondo non si riesce poi a chiudere il sorpasso neanche se l'altro ha finito l'ERS. Quindi Sì, ma infatti il problema è che Mati Puzzo continua a sbagliare l'ultima curva e errore di questo. Super Simo. Errore, è arrivato un pochettino lungo in curva 4, ma tutto sommato è riuscito a tenere la sua sesta posizione. È arrivato vicinissimo. Continua a notare, diciamo, l'ala posteriore da molto molto vicino della McLaren, il buon Mati Puzzo. Ah, pure il diffusore in quel caso, pure il cambio, ha studiato proprio bene. Quindi potrà dire qualcosa a Mattia Binotto al muretto. Quindi, qua la stava per perdere. Siamo proprio in onboard col pilota Ferrari.
Che coraggio a salire su quel cordolo. Parecchio. Attenzione che questo giro Lewis non ha guadagnato niente. Ma io lo vedo a 6 secondi e 9. Ha guadagnato... guadagnato pochissimo, inizia a guadagnare pochissimo. In questo momento sì, avrebbe 18 secondi da recuperare. 7-14, quindi mi aspetto 15-16. Dovrebbe rientrare a montare gomma media. Più o meno. Attenzione, Super Simo difende, si porta a centropista. Oddio, ma Tipuzzo si butta dentro l'interno. Arriva lungo e incrocio da parte di Super Simo. Occhio a Chicco. Ah, intelligente Chicco. No, Chicco Driver, no. Si gira. Scusi, cosa stava dicendo lei? DG, scusi. Intelligente, non attacca subito. Non più andarsi dentro. Poi ha preso il conto che si è girato. Aveva fatto un buon movimento. Ha fatto un buon movimento, ma più o meno come ha fatto Alex prima, è salito sopra il cordolo all'esterno di curva 2 e quello è micidiale in trazione. Assolutamente sì, purtroppo c'è un altro spin. River a 7,6, quindi ha perso altri 6 decimi da Lewis, anzi considerando che era a 9, oh, bandiera a 6 e 9. T2. Una Ferrari, credo, Alex è Alex Pilotino. Quest'anno è veramente dura... tentare di non sbinnarla, è veramente molto molto tu ne sai qualcosa. purtroppo ne so qualcosa perché l'ho girata anch'io in curva 11, quindi questo so cosa vuol dire sbinnarla qua in Bahrain. Intanto là davanti Ferre intanto sta arrivando su River, perché era un secondo e 9, in questo momento si trova un secondo e mezzo nei confronti del pilota dell'Alpine. 7,7 River in questo momento. Sì, Ferre sta girando 2-3 decimi più veloce di River. E diciamo che il buon Lewis non ha avuto... Attenzione, Mati in curva 1 riesce questa volta a passare. No, si è girata Super sì. Accidenti. Vediamo se Chicco ne approfitta. Sta ancora per bravi. Perché... Ok. Passa Chicco Driver, sì, molto molto bravo nel rientro in pista bravo, Super Simo. Sì, ha lasciato transitare le vetture che sopraggiungevano. E là davanti intanto Krikkonen sta per... Lewis, mamma mia! No, si è girato Krikkonen! Ha usato il reimposta pista. Questo purtroppo bisogna segnalarlo. Credo che le gomme di Lewis stiano cominciando ad arrivare alla fine, sì. Perché all'inizio del terzo settore ha fatto un traverso assurdo che ha rischiato veramente da... Assolutamente sì, intanto questo giro non ha guadagnato nulla, anzi ha perso tantissimo. È un grosso errore, è stato un errore abbastanza pesante quello, ha perso abbastanza solo lì. Vediamo, perché a questo punto secondo me gli conviene rientrare, perché rientrerebbe comunque tutto sommato in quarta posizione a 10 secondi da Doctor Who, quindi si potrebbe giocare il podio tranquillamente. A me eventuali safety car ovviamente non contate, speriamo che questa sera non ce ne siano. Alle strategie Aston Martin, Sì, t'ho appena vista. Che è successo? Che chi, come Dio, si è fermato il box, è montata a Gommard. È quella che dovevano mettere a Lewis, non gliel'hanno messa. Attenzione, si è girato Naspaz alla penultima curva. Curva 13. Sì, curva 13, molto bene. Naspas si gira a curva 13. Là davanti intanto River continua a non perdere più nei confronti di Lewis, ma si deve guardare da una sagoma molto scura, ovvero quella di Ferra in questo momento, che continua a seguirlo. Lewis box. Sì, era. Anche prima, uguale. Beh, ha studiato molto bene a questo punto la staccata degli 80 km orari. Bravo in questo momento il buon Lewis, che mette monta gomma media, passa Doctor Who e quindi quarta posizione per lui. Vediamo a quanto finirà. 3 secondi, 5 secondi, 6 secondi dal podio.
dal podio, sì, pensavo fossero 10, invece sono 4 secondi meno, è stato molto, molto... Secondo me non è così male la strategia che stanno mettendo in giro. A 7 secondi dal podio, cioè da Dottor Who, e 15 dalla vetta. Beh, 15 secondi... Beh, c'è da dire che bisogna vedere con la Hard come avrebbe girato, perché ovviamente magari si è giocato le sue carte in questo modo perché così si trovava meglio. Perché comunque la gara della Sport, insomma, l'avranno vista, presumo, quindi avranno avuto dei riferimenti su cui... Attenzione, perché là davanti intanto Ferra ha deciso di rompere gli indugi, un secondo e uno nei confronti di River... Ha recuperato tantissimo. Oh, Naspaz intanto 3 secondi. Ha recuperato tantissimo in questo giro. Era un secondo e mezzo, quindi o un piccolo errore da parte di River, oppure Ferra ha aperto i manettini dell'elettricità della sua power unit. E quindi si trova un secondo e due in questo momento. Vedremo se a questo punto Leutz riuscirà a rientrare. Molto difficile nei confronti di questa coppia di testa, oppure se la vittoria sarà esclusivamente... si riporta 1 e 4 River. Sì, sul dritto è parecchio scarico il pilota dell'Alpine, e quindi no, recupera. Vista la differenza qual è, però non la posso dire. va bene, pazienza, cercheremo di arrivarci da soli. ci arriveremo da soli, probabilmente, non lo so. Attenzione, intanto Leutz già a 4 e 9 da Doctor Who, ha già recuperato un bel po'. 4 e 7, si sta veramente divorando, anche se effettivamente Doctor Who sembrerebbe star perdendo terreno sui primi due, quindi forse anche un calo da parte del pilota Red Bull. È a 13 secondi e 3 in questo momento, è andato Super Simo Vibox e monta una gomma media. Tanto il buon Fitmark riscatta un bevete, io non ho del beveraggio qua vicino, se volete abbeverarvi voi due lo potete fare. Ah sì, stasera è free per me, quindi un secondo e uno di nuovo nei confronti 3 secondi e 8 Leutz da Doctor Who. Saluto a Marco Canu che vi saluta, a me non mi ha cagato neanche un striscio. Il buon Marco Canu ci ha dato anche dei bellissimi, Lore, non so se vuoi dire qualcosa. Da stronde, voglio dire, se lo lasci dire, lei è un bell'uomo. Ah, grazie. Intanto un secondo e uno dopo questo siparietto alla D'Urso, un secondo e uno da Ferra nei confronti di River. 12 secondi e 6 di Leutz dalla vetta in 10 secondi, in 10 giri è parecchio difficile che riesca a recuperare tutto questo tempo. E quindi credo che a questo punto ci possiamo concentrare qua davanti, perché dice Ferra che è lì. Però continua a sbagliare l'uscita di curva 8, perché l'ho visto parecchio ciondolante all'uscita di questa curva. Roby purtroppo non c'è, ce lo chiede il buon Marco Ganu, non ha potuto prendere parte. Era assente stasera. Quindi 19esimo giro di 29 previsti, si è cristallizzata un po' la situazione, questa prime che diciamo è iniziata nei migliori dei modi telecronisticamente parlando, perché due esordienti occupavano la prima fila, ovvero il Pullman era Mati Puzzo, che in questo momento ha passato anche Krikkonen, quindi si riporta almeno in top 5. Si è reso autore di uno spin al terzo giro all'uscita di curva 11, e poi Leutz invece continuava a guidare in testa la corsa, ma ha scelto di fare una strategia a due soste. In questo momento si trova un secondo e 8 nei confronti di Doctor Who, che quindi potrebbe voler dire lotta per la terza posizione, almeno per il pilota Aston Martin. Intanto là davanti Ferra è arrivato sotto al secondo nei confronti di River, e quindi può iniziare da questo momento
la battaglia per la prima posizione. Quando ha frenato prima River a Tornantino? O gli sta dicendo passami che non ho più ERS e io ti rimando dietro. Io penso in questo momento nessuno dei due voglia stare davanti. Assolutamente concordo. Ma devono tirare, altrimenti fanno il gioco di Leutz. Esatto, quindi diciamo che sarà interessante vedere cosa faranno, perché a modi Monza 2019, se qualcuno si ricorda nella Prime con Giovi e Luni che continuavano a battagliare, tra un po' persero un paio di posizioni per delle penalità post gara. Incredibile. Mi ricordo Giovi. Sì, sì, io mi ricordo, nessuno di loro voleva stare avanti e un giro hanno girato 3 secondi più lento degli altri. Esatto. Cioè, qui Ferra ha dovuto alzare il piede per attaccare, cioè. In tutto questo Leutz passa a Doctor Who e si porta quindi in momentanea terza posizione. Intanto vi ricordo che da questo giro potete votare sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel il driver of the day, quindi fateci pervenire i vostri voti. Io, per diciamo conoscenza e per un voto migliore vostro, vi consiglio di farlo tra qualche giro, magari tra il 27esimo e 28esimo giro, perché vediamo che là davanti iniziano a battagliare anche pesantemente i due piloti. Ma vi ricordo Formula Italian Team Official Channel su Telegram per votare il vostro pilota di giornata. Lore e Ernesto, vogliamo aspettare o lo diciamo al momento? Il driver of the day? Io aspetterei, dai. Sì, infatti. Molto siamo bene, sul podio. Molto bene, quindi vediamo se in questo momento Leutz si porta 8 secondi e 7 nei confronti della coppia di testa formata da River Marathon 42 e Ferra 87 con in quanto gira, no? Attenzione a Ferra, sì. È molto vicino, va al sorpasso. È arrivato parecchio vicino alla posteriore destra dell'Alpine di River, che non tenta neanche l'incrocio. Poteva farlo tranquillamente perché aveva sbagliato un pochettino la staccata. Il contrattacco? Io non credo ce ne sia bisogno. Invece River va dentro. E invece River va dentro. E quindi passa il pilota dell'Alpine. Vediamo a questo punto. Si guadagna 2 secondi. Eh sì, era 8 e 9, è arrivato a 8 secondi e 1 il distacco nei confronti 7 e 8. E io non credo che convenga tanto iniziare a battagliare per questi due piloti. 7 e 3. Mamma mia. Mamma mia. Attenzione. Intanto ci chiede Mirko 89 BS in quanto girano, quindi se il buon Lore, grazie alla tua figlia, al fit tracker, ci dici... figlia. Cioè... dico, i giri in questo momento di River, che però sta battagliando davanti, sono sul 32-0, 31-6, 32-3, 32-1 gli ultimi giri. E invece Leutz? Leutz che si trova in terza posizione... Lo vediamo, ha fatto 35, 34, 31 e 5, 34. Quindi sta girando un nettamente, sì, nettamente più veloce. Poi se i due davanti continueranno a darsi fastidio... credo che si daranno fastidio perché Ferra sta cercando di passare il pilota dell'Alpine, eccolo qua. Di nuovo, passa esattamente come prima, arriva leggermente lungo favorendo un incrocio da parte di River che potrebbe sfruttare, quindi un'uscita migliore, anche se penso che a questo punto River abbia imparato la lezione e se ne starà buonino dietro nell'attesa, anche perché hanno perso 3 decimi solo così dei due. Sì, solo con quel sorpasso che non è stato battagliato hanno perso 3 decimi da Leutz. Certo è che mancano 6 giri, lui dovrebbe recuperare 1 secondo al giro tutti i giri, anzi un pochettino di più. Siamo 6 e 6, in questo momento 6 e 6, urca, 4 decimi tirati in questo momento ai due davanti, non conviene battagliare perché per ovvi motivi, ma chi è? Forse chi come Martin, come Dio, sì. Non conviene battagliare, però al pilota che sta dietro, ovviamente
cominciano a diventare sempre meno i giri fino alla fine, quindi stare dietro è un po' rischioso. Ad esempio adesso River si trova a 9 decimi, rischia quasi di perdere il DRS, quindi in queste situazioni comincio a pensare, beh, ma forse è meglio stare davanti a questo punto. Quindi più passeranno i giri, più vedremo questi due inferocirsi per la prima posizione. Personalmente preferirei stare dietro, così per dire la Ah, mia quello su questa cosa. sicuramente, però sai com'è, quando cominciano a mancare due giri e sei dietro, non lo so se preferisci stare dietro. Però ci sono due zone di RS parecchio lunghe, ecco, su questa pista. Ma vediamo cosa succederà in questi 5 giri finali con Leutz che non sta recuperando più nulla. No, Eh Leutz. certo, ha appena fatto mezzo spin in uscita dal Ah, gruppo. Quindi. ha fatto qualche errorino che ha perso parecchio. Terzo Il giro mezzo ci è arrivato tra spin. 20, 32 e 1. Il mezzo spin lo stava per fare anche Ferra, che in uscita di curva 8 l'ho visto parecchio altalenante in quella curva. Il pilota della Mercedes 3 o 4 volte non riuscire a trovare la trazione subito. E infatti guardate quanto ha guadagnato in questo momento Leutz da questo mezzo spin che ha fatto il pilota della Mercedes. È arrivato a 6 secondi e mezzo nei confronti del duo di testa. Andiamo a River, perché abbiamo visto prima. Attenzione, è a 7 decimi. Non credo voglia andare a impensierire Ferra, anche perché Ferra, si mette traiettoria sopra difensiva. No, tutto sulla destra. io ho l'impressione che voglio attaccarlo nella seconda zona di RS, cioè qua dopo curva 2. È arrivato parecchio vicino in staccata River Tsunami. River Marathon, mannaggia me. River Marathon 42. Io ho Vediamo l'impressione che se. voglio attaccarlo all'ultimo giro. Anche io. Anche io, anche perché adesso sono 6 e mezzo i secondi che separano River da Leutz. E quindi qualsiasi battaglia protratta un pochettino potrebbe portare il pilota della Aston Martin negli scarichi Avesse avuto una della guida un Renault pochino più Blue. pulita, qualche errore in meno, adesso probabilmente era almeno a 3 secondi circa da questi due. Attenzione, perché potrebbe anche decidere di farsi trainare da Super Simo, perché ha il DRS in questo momento, Leutz. Quasi il DRS, deve ancora Insomma. arrivarci su Super Sivo. Sta arrivando però, attenzione perché. Intanto là davanti River, 1 secondo e 67. Attenzione, è fuori dalla zona DRS in questo momento, River. Forse un errore in uscita di Probabilmente curva sì. 12. Sì, la penultima. Perché ero su di lui mentre faceva la S Sì, ma e non era così indietro. senza DRS ha guadagnato quasi 3 decimi su dritto. Però li riperde qui. 1 secondo e 1 in questo momento. 1 e 2, attenzione, perché Attenzione che adesso al DRS dovrebbe riuscire a rifarsi un po' sotto, vediamo. non ce l'ha. Questo era quello che ti dicevo prima Sì, ce l'aveva. quando Sì? dicevo che conveniva stare davanti, perché se stai dietro quello, un piccolo errore oppure magari uno strappo da parte del pilota davanti e potrebbe diventare impossibile portare l'attacco all'ultimo giro, quindi va pensata bene, insomma. E Leutz non sta guadagnando più, mi sa che ha quindi. fatto un errore perché è arrivato a 6 secondi a 9 tutto ad un tratto. Tutto sommato, comunque, al suo esordio, un terzo posto non sarebbe per niente un brutto risultato, quindi Beh, dai, ci comunque sono. finora ha fatto una buona gara Leutz, ma al netto della strategia che magari può essere. Ma ha ricordato Sdem dei tempi della Prime, anzi del suo esordio in Prime. Tu non c'eri. No, io c'ero solo a dove sono i 100 metri, quello è stato il mio esordio, quindi. E quella gara lì io ho esordito, quindi non so cosa è Ah, tu successo hai prima. esordito lì proprio, Eh sì, in incredibile! Prime. Se le Ferra ti Non mi difende. ricordavo questo.
si difende, però è a 8 decimi. Ma guarda quanto gli mangia sul dritto, è molto più veloce, sì. Scia Erse DRS è spaventosa su un rettilineo parecchio parecchio lungo. Due giri alla Io fine. comunque boh, non lo so, fossi in reverse, se lo Attenzione, potessi fare l'avrei già attaccato a questo punto, perché mossa decisiva di Naspers, ai predicevole. box per montare una gomma soft. Io spero fa veramente faccia il giro veloce il pilota della McLaren, che ha anche 3 secondi di penalità, ma davanti a lui c'è Super Simo a 54 secondi e dietro c'è Kiko Attenzione Media a anche a Kiko 43. Driver che si è avvicinato a Krikkonen, quindi anche per la sesta posizione potremmo vedere battaglia negli ultimissimi giri. Eh sì, con il pilota River River 9 è a decimi. figo. 9 decimi, un secondo, attenzione, perché sarebbe importante a questo punto per Ferra toglierlo dalla zona DRS. E quindi Prende, lo prende. credo di sì, in questo Sì, momento è a l'ha 9 preso, l'ha decimi. preso. È importante a questo punto, quando mancano 2 giri al termine del Gran Premio, penultima volta sul rettilineo principale per questi due piloti. Mo vedremo, Preparatevi psicologicamente, perché potrebbero essere 2 giri di fuoco. Parla di popcorn. Vediamo, a questo punto arrivano in curva 4, 6 decimi che li separano, con River che era partito in terza posizione e Ferra in quarta, ha giostrato per una decina di giri la gara il buon River, dopo che Lewis ha deciso di andare ai box e montare un'altra gomma soft. E da lì ha preso il comando lui, poi un po' di bagarre con Ferra. E a questo punto vediamo se riuscirà a rendergli pan per focaccia il pilota dell'Alpine. Attenzione a Kiko Driver che potrebbe attaccare Krikkonen. Vediamo Kiko Driver sulla prima zona DRS all'esterno di curva 4. Si difende benissimo Krikkonen, forse c'è stata anche una ruotata, non siamo riusciti a vedere No, no. bene. E sai che mi sa che River non ci riesce ad attaccarlo perché credo abbia preso il DRS, ma è praticamente un secondo e è molto lontano. Troppo lontano per attaccare adesso in curva 1. E non ha il Attenzione, DRS. piccolo. Cioè, Ultimo ce l'ha, ma giro. non l'ha aperto, almeno dalla mia visuale. Ultimo giro quindi per Fabio Ferracini e River Marathon 42. Errore di Chicco che perde la macchina in uscita dal tornantino. Peccato quindi per Chicco, ma rimaniamo a questo punto là davanti con la battaglia per la pole position, per la prima posizione, per la pole position. È una sprint race questa qua, attenzione, incredibile. Mezzo secondo, attenzione perché River è parecchio vicino e si arriva tra un po' a un'altra zona DRS, quella tra curva 9 e tra curva 10 e curva 11. Che brutto posto per tentare Non è l'attacco. uscito per niente bene da questa curva Ferra. Attenzione a questo punto River. È parecchio distante. Vediamo se è uscito meglio. E a questo punto rimane solamente l'ultima Kiko curva. Driver di nuovo su Krikkonen nel frattempo. Kiko Driver tenta il sorpasso su Krikkonen, ma rimaniamo là davanti perché ancora. Tanto Naspa salti 3 secondi e va a 6. 4 decimi, è vicinissimo. È vicinissimo. Attenzione perché sfrutta tutta la scia. Vediamo a questo punto se può tentare un incrocio di traiettorie. Ferra va a chiudere quindi a questo punto la prima gara di Prime League come l'anno scorso. Esordisce vincendo il pilota della Mercedes. Prima posizione per lui, seconda posizione per River, che decide di entrare in macchina dato che non è riuscito a vincere. Lewis, terza posizione, buona la posizione dell'esordiente in Prime League dopo la seconda posizione in qualifica. Quarto, Doctor Who. Quinto, sta per arrivare Matipuzzo.
Abbiamo Kiko Driver e Krikkonen ancora in bagarre vicinissimi i due. Kiko Driver ha ridentato l'attacco come prima in curva 4, ma esattamente come prima Krikkonen si è difeso bene in interno e è riuscito a mantenere la sesta posizione. Vediamo quindi a questo punto. Krikkonen esce bene, va lunghissimo. Quindi a questo punto, sesto Krikkonen con la sua Mercedes. Settimo Kiko Driver, ottavo arriverà Alex Pilotino. Nessun doppiato? No, hanno doppiato in Aspaz e chi come Dio. Oh, ma Sì. peccato. Arriva adesso Alex Pilotino, arriverà anche Super Simo in nona posizione, nona e decima posizione per le due McLaren. E undicesimo, ma comunque a punti, chi come Dio. È stata una gara dalle mille facce, con tanti colpi di scena. Il primo è stato al terzo giro, il testacoda di Matti Puzzo in uscita di curva 11. Poi c'è stato la doppia sosta di Lewis, che era in quel momento leader del Gran Premio. Vai box, monta un'altra gomma soft, e poi è andato a montare un'altra gomma media. Quindi di fatto si è estromesso dalla battaglia per la prima posizione, che se la sono giocati fino all'ultima curva Fabio Ferracini e River Marathon. Lore, Ernesto, considerazioni su Sì. questa Prime? Che Nessuna safety car, considerazioni che nessun sì, infatti ritirato. sono stati molto bravi perché mo, al di là di qualche spin, che comunque quello è fisiologico con questo gioco che ogni tanto qualcuno faccia un errore, ma sono arrivati tutti al traguardo, cosa che all'inizio magari scherzando auspicavamo, visto che la zona punti è stata allargata a 12, tutti al traguardo e una bella sfida sia per la vittoria sia per le altre posizioni. Abbiamo visto duelli un po' lungo tutto l'arco della gara, quindi piacevolmente sorpreso come sempre da questa Prime. Ernesto? Te lo dico ad Abu Dhabi. Ah, Mi riconsiderazione questa ma frase. ci 5 minuti, insomma. tiene sulle spine per altre 19 lunghissime gare di Prime League. Quindi Almeno infatti. diamo la suspense e l'attesa, ci seguiranno fino ad Abu Dhabi. Semplice. Intanto Mirko89BS ci chiede se ne fanno un'altra. No, No, noi basta. ne facciamo 4 per settimana. Lunedì con la Sport League al 50%, martedì alla 100% con la Pro League, mercoledì la categoria regina Master League sempre al 100%, e al venerdì in Prime League la categoria cadetta al 50%. Stanno arrivando intanto i piloti. Lore, cosa volevi dire? No, volevo dire che appunto, come dicevo, stare dietro negli ultimi giri può essere utile per mettere da parte un po' di hertz e studiare Buonasera. l'avversario, però poi quando i giri cominciano a diventare pochi si rischia di rimanere dietro poi. E abbiamo avuto la dimostrazione con quello che è successo stasera. Assolutamente sì. Intanto io sto andando a cercare le macchine per fare le interviste come si deve. Ne sarà contento il buon Raffaele Lelli, che salutiamo. Allora, andiamo a prendere la Mercedes. Ferra è arrivato? Non mi sembra, quindi vediamo se l'avete invitato, Ferra. Io non ho invitato nessuno. Ah, è arrivato adesso il buon Fabio Ferracini, che si fa attendere da buon vincitore della prima gara. Ci senti, Fabio? Qua, ciao Andrea. Sì, beh, forte e chiaro. Ciao Dicevamo Fabio. alla fine. Attenzione, ci sono dei bassi che sono partiti un po' così. Fotonici. Ok, perfetto. Allora, dicevamo alla fine della gara, parti come sei partito l'anno scorso con una vittoria, una bagarre che potrebbe essere quello che ci aspettavamo, diciamo, dall'inizio del campionato, ovvero tu contro River. Siete stati molto bravi soprattutto a gestire la seconda parte di gara. Ti chiedo, come ti sei trovato innanzitutto con questo gioco e quali sono le tue sensazioni a caldo di questa gara? Grazie.
ferma, non ti sentono dalla live. Il consenti credo sempre. Condiviso, sì. Ok, adesso l'ho tolto, dovrebbero sentirmi. Bene, allora, piccolo recap e via. Niente, allora, stavo dicendo che inizialmente al gioco acquistato mi sono trovato malissimo, poi man mano sto prendendo, diciamo, ancora un po' il piede su questo nuovo gioco. Per quanto riguarda la gara sono contento, perché sono contento di essermi giocato la vittoria con River. Sapevo che anche lui aveva, bene o male, abbiamo sempre avuto, diciamo, lo stesso passo, quindi sapevo che era lì con me. La qualifica me è andata malissimo, un tentativo saltato, poi l'altro sbaglio, errore mio, quindi sono partito dietro. Poi non ho capito, la Ferrari si è girata, il Lewis credo abbia sbagliato la mescola e niente, poi me la sono giocata con River fino alla fine, ho gestito, sono arrivato alla fine che non avevo niente, benzina, ERS, non c'avevo più niente, ero partito proprio a pelo sperando tra virgolette di avere una safety, ma niente, neanche quella. Quindi da, diciamo, nella metà della gara ho fatto un po' di risparmio di benzina per arrivare poi fino alla fine e niente, sono contento, bene così. Molto bene, molto bene. Grazie a Fabio. Allora passiamo a River, secondo classificato. Ti abbiamo visto, caro River. Innanzitutto, com'è stato il tuo rientro in Prime? Poi ti abbiamo visto molto, molto attendista sul fatto di attaccare il buon Ferra. Ci hai provato fino all'ultimo, però ti abbiamo visto forse un po' scarico di ERS nel finale. Non riuscivi più a ricucire quel secondo? Ciao, ragazzi. Allora, sì, nel finale io ho cercato di... In realtà al penultimo giro avevo l'80% di ERS. E allora ho detto, beh, sparo tutto nell'ultimo giro, solo che ho fatto un paio di errori da stupido. E niente, mi sono giocato la vittoria. Perché ho detto, me ne sto dietro a Ferra, perché avevo più che altro paura di Lewis, che con le medie, visto che abbiamo fatto un giro battagliando io e Ferra, ho visto che ci ha preso un po', allora ho detto, beh, lascio andare Ferra davanti, mi attacco dietro e cerco di superarlo nel penultimo, ultimo giro, solo che ho fatto un po' di errori e non sono riuscito a prenderlo. Poi per il resto in qualifica, sì, è andata benino, non benissimo, potevo fare molto meglio, solo che all'ultimo tentativo ho sbagliato e niente, per il resto si poteva fare molto meglio, però stasera non è andata proprio bene, diciamo. Molto bene, ritorneremo ovviamente da voi due dopo con una domanda un po' più sul campionato. Intanto adesso sentiamo il buon Leutz, esordiente quest'anno in Prime League, buonissima seconda posizione, forse la strategia che non ha pagato fino all'ultimo, terza. Ma il passo, terza scusa, posizione, però la strategia forse non ha pagato come magari avevi provato in settimana, Leutz. Intanto buonasera a tutti. Allora, parlando della gara, diciamo che ero un attimo indeciso se mettere effettivamente la bianca o la gialla, però ho detto, ma sì, dai, proviamo la gialla e proviamo la rossa di nuovo per fare un tirone. Siccome nel primo stint ho visto che rispetto agli altri avevo più passo, stavo andando via e ho detto, vabbè, se ho questo passo continuo fino alla fine, molto probabile li raggiungo verso fine gara, è morta lì. Avevo pensato così 2x2, non è andata come pensavo, ma sono più che contento perché prima gara che faccio con pochissimo di allenamento e sono a postissimo. Anzi, poi in qualifica ho fatto anche un tentativo in cui avevo tagliato erroneamente in modo molto brutto e poi nel secondo tentativo avevo fatto un errore in una curva in cui ho perso un po' e quindi vabbè, insomma, tanto il campionato è lungo, appena iniziato, quindi sono più che contento, anzi bravi sia Ferra che River, che sono stati fenomenali,
fino alla fine che non mollavano, quindi in più battagliando, cioè insomma, sono più che contento di essermela giocata, vabbè, anche male, ma comunque me la sono giocata per il podio. Molto bene, grazie Leutz. Allora, prima di andare a darvi il driver of the day, domanda un po' generale per tutti e tre, al netto del gioco, al netto che l'abbiamo detto all'inizio, questa è una prime con un grandissimo mix tra esperienza e ovviamente esordienti. Cosa ne pensate e quali sono i piani del vostro campionato? Iniziamo da Ferra. Eccomi qua, scusa, c'avevo il microfono staccato. Non lo so, i piani sono quelli di giocarmela con Christian fino alla fine e i nuovi, anche perché adesso, come stasera, Mattia ha sbagliato, è un errore. Leutz ha scelto magari una strategia sbagliata, diciamo tra virgolette, ma il passo penso che noi quattro, insieme a Claudio eccetera, ce l'abbiamo tutti uguali, quindi potremmo divertirci anche quest'anno in Prime, come ci siamo divertiti poi l'anno scorso. River. Eccomi, no, tornare al mood del 2019, diciamo, quell'anno lì che mi sono divertito, l'anno scorso è andato un po' male, allora ho detto, beh, quest'anno voglio divertirmi e battagliare per le gare, dopo quel che viene, viene, insomma. Molto bene, grazie. Leuz, invece, da esordiente, cosa ti aspetti dal tuo primo campionato? Beh, mi aspetto di arrivare fino alla fine. Beh, già buoni propositi, diciamo, quindi. Beh, dai, comunque, vedendo già subito la prima gara, vedendo il livello, penso che giocarsela in quattro per il campionato, penso che almeno da esordiente non dovrei dire determinate cose, puntare troppo in alto, però comunque è bello anche sognare. Molto Quindi, niente. bene, molto bene, grazie. Allora vi Io non lascio. la limiterei solo a 4, questa lotta per il titolo. Vabbè, ma lei vuole mettere i Vediamo. puntini sulle i, ma su via. No, ho visto alcuni piloti che, diciamo, hanno un po' più di costanza, fanno meno errori, potrebbero tranquillamente ancora dire la loro. Sì, c'è anche Dottor Wu, Chicco. Secondo Sì, me lo sono stesso piloti Matipuzzo che. che fino all'errore, Sì, insomma, sta Matipuzzo, facendo molto infatti. bene. Confermo. Molto bene, molto bene. Allora, il driver of the day di questa sera, i voti che ci sono pervenuti sono 11, lo vince il buon Ferra 87 col 37% dei voti, il 18% invece va a Leutz 27 e Super Simo, il 9% a River, attenzione perché arriva un 17% anche per Doctor Who, quindi complimenti a Fabio, complimenti ovviamente a tutti e tre, bravi ragazzi. Grazie Andrea, grazie a tutti. 27 Ciao, per grazie. Ciao, Iversimo, ciao, ciao, ciao. 9%. Va bene, grazie mille. Potete andare da Ernesto che vi sta aspettando trepidante. Lore, la giusta chiusa di questa sera, vuoi darcela tu? Beh, no, perché stasera ho gufato un pochino troppo, quindi vorrei stare attento alle parole che uso, perché ho gufato a Alex, ho gufato a River per metà gara, quindi diciamo che i danni Grazie, l'ho già Lore. fatti. No, non era voluto, non era voluto, però poi magari quando rivedrai la gara ti renderai conto. E niente, quindi devo dire, una bella gara, spero che ci sarò anche per la prossima, perché a questo punto sono proprio curioso di So vedere come andrà avanti. interessato, so Sono interessato. interessato, sì, sono curioso di vedere come va avanti questa situazione, questi esordienti, questi piloti esperti che insomma tornano in prime per tornare anche un po' alla ribalta, visto appunto diceva River, magari l'anno scorso un campionato un pochino più sottotono. E niente, quindi spero di vederci, di riessere qui la settimana prossima. Molto bene, allora io ti ringrazio Lore, grazie per essere stato alla mia spalla questa sera. Grazie a te e buonanotte a tutti.
Ringraziamo il buon Ernesto che è andato a sentire le sensazioni a caldo dei piloti. Io ringrazio tutta quanta la chat di Formula Italian Team su Twitch, grazie mille, anche questa sera siete stati parecchio attivi. Io vi ricordo che dalla prossima settimana si inizia con lunedì con la Sport League 50% nel Gran Premio di Cina. Ci sono situazioni e sentimenti molto contrastanti sulla giunta di questo bellissimo circuito cinese. E poi ringrazio ovviamente tutto quanto lo staff. Io vi ricordo che potete seguirci su tutti i social, www.formulaitalianteam.com, sul nostro forum potete registrarvi e magari, perché no, tentare anche voi la carriera virtuale su Formula Italian Team. Io vi ringrazio, buonanotte a tutti e mi raccomando, da lunedì prossimo sulla Cina. Sulla Cina. Così, no, mi sono incartato.